Mister, è arrivata la prima sconfitta in questo campionato, una giornata no, soprattutto nel primo tempo, è vero, le occasioni ci sono state, però i ragazzi non sono entrati con il piglio giusto, subito il gol al secondo minuto, poi nella ripresa, soprattutto nella seconda metà, la reazione c'è stata. Però durante la partita la squadra è sembrata un po' scollata tra difesa e centrocampo. Tra difesa e attacco. Sì, subito il gol dopo un minuto, c'era un attimo un po' deconcentrato, abbiamo un po' avuto fretta di provare a ribaltarla subito e ci siamo un po' forse allungati dopo il gol del 2-0, dove su una ripartenza abbiamo fatto una sbandata e abbiamo subito il gol del 2-0. Da lì ci siamo messi a giocare, dovevamo farlo poi dall'inizio, loro poi sul 2-0 si sono chiusi là, qualche occasione anche facile non messa dentro e ci portiamo la prima sconfitta a casa. Una sconfitta inaspettata data la classifica, ma si sapeva che oggi si sarebbe venuti qua a battagliare perché l'Argentina voleva i primi punti. Sì, io lo dico dall'inizio, tutte le partite sono e saranno ancora difficili, e non si può sottovalutare niente, ma secondo me non l'abbiamo neanche sottovalutata. L'Argentina ha fatto la sua partita, noi la nostra, l'atteggiamento non l'abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto qualche errore di troppo tecnicamente nella gestione della palla, qualche errore di troppo dietro e poi il risultato è dato dagli episodi, però questo è il calcio, bisogna accettarlo e ripartiamo da questa settimana per provare a vincere la prossima partita. Che cosa direi, ragazzi? Queste cose qua, che non eravamo fenomeni ieri e non siamo diventati scarsi oggi. Sono tutte partite difficili, la settimana l'abbiamo fatta bene, ne facciamo un'altra bene e domenica davanti al nostro pubblico abbiamo l'occasione per riscattarci e riportarci di nuovo in testa. Si riparte la prossima settimana e si gioca in anticipo il sabato 9 novembre contro l'Albisola al Corrent. Si spera di ritornare a vincere. È una bella occasione per ritornare a trovare le nostre cose e riproporre quello che proponiamo in settimana per prepararla bene e provare a portare a casa i tre punti. Sarà difficilissimo perché il Bissole è una signora squadra, ma dobbiamo fare quello. Come tutte le partite, anche oggi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, ma lavoreremo per riuscirci. Bocca al lupo, mister. Crepi.